suicidio di un poliziotto, i colleghi invitano il Ministero dell'Interno a intervenire sul fenomeno sempre più frequente anche tra le forze dell'ordine. Va in il su un tavolo con tutte le parti, ma ancora nessuna soluzione. I lavoratori non ci arrendiamo, i sindacati, l'oleificio decida cosa fare. Il Job Act dovrebbe ricevere l'approvazione definitiva in Senato. Abbiamo chiesto alla CGA se cambierà davvero il mercato del lavoro. Hanno devastato uno stabilimento balneare e il villaggio che li ospitava, scoperti per aver scritto in napoletano, giovani calciatori sono stati denunciati. Armati di pennelli e pittura, un gruppo di veneziani ha coperto scritte e disegni realizzati dai writers. Lo facciamo per amore della città. Dopo Alessandro Gassman arriva il nuovo direttore artistico del Teatro Stabile del Veneto. È stato scelto Massimo Ongaro. Dopo aver dominato gran parte della partita, gli Oro Granata sono stati sconfitti alla fine da Roma. Coach Markowski, chiedo scusa a tutto il pubblico. Stagione finita anche per i ragazzi di Mister Dal Canto, una partita sofferta e in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Sosa. Buonasera a tutti i telespettatori, un benvenuto all'appuntamento con l'informazione di TG Venezia Mestre. All'indomani del tragico gesto di un motoscafista delle volanti all'interno della questura veneziana, altri colleghi invitano il Ministero dell'Interno ad intervenire su questo fenomeno che sta diventando sempre più frequente nel tempo. Noi siamo rimasti senza parole per la scelta che ha fatto purtroppo Giovanni Paties, il nostro collega della Polizia di Stato, di arrivare a questo gesto. Un gesto senza alcun perché, al momento non ne conosciamo proprio le motivazioni e rimaniamo attoniti perché di fronte ad una carriera molto profonda, molto intensa come l'ha fatta lui, non ne capiamo veramente i motivi. Un colpo di pistola alla testa nello spogliatoio degli agenti della Questura di Venezia, pochi minuti prima di prendere servizio alle 13 di domenica pomeriggio. La morte è arrivata all'istante, i colleghi impotenti non hanno potuto far altro che prenderne atto. Restano un mistero per tutti i motivi che hanno spinto Giovanni Paties, 53 anni, sovrintendente della sezione volanti, sposato e padre di tre figli, a mettere fine a una vita e una carriera esemplari. Era partito dalla sezione volanti della Questura di Venezia per poi transitare la squadra mobile alla stupefacenti, dove ha partecipato a importanti operazioni contro il traffico degli stupefacenti. Dalla Questura in lutto puntualizzano che quanto avvenuto non aveva nulla a che vedere col lavoro, ma con non meglio precisate ragioni personali. Al poliziotto, nato e residente nel centro storico veneziano, mancavano appena 2 anni per andare in pensione. Siamo sconvolti da quanto è successo, commentano attoniti dal sindacato di polizia UGL. Purtroppo non si tratta di un episodio isolato. Negli ultimi anni c'è stata un'escalation, appunto, di colleghi che purtroppo prendono l'arma di ordinanza e decidono di farla finita dentro proprio i muri del loro luogo di lavoro. Speriamo che anche il nostro Ministero si accorga di questo pesante e triste primato che abbiamo e decida di adottare gli dovuti accorgimenti anche attraverso psicologi per capire quando un collega ha qualche problema e salvarlo proprio da questi insani gesti. E speranze e aspettative tradite ancora una volta. Stiamo parlando dei lavoratori di Vinyls. Questa mattina a Mestre c'è stato infatti un tavolo con tutte le parti, eppure alla fine non si è trovata per l'ennesima volta ancora nessuna soluzione. Un incontro per una disamina sulla vertenza Vinyls con i titolari dell'oleificio Medio Piave, Eni, Regione, Provincia, sindacalisti e lavoratori. Ma ancora una volta nessuna conclusione. Troppe distanze sono emerse tra l'oleificio e la Capitaneria di Porto. Di fronte a una situazione del genere o le parti trovano un'intesa e quindi chiariscano le pendenze che ancora esistono, oppure il rischio vero è che non solo Vinyls chiuda, oltre ad essere fallita licenziando i lavoratori, ma che naufraghino anche le ultime speranze di dare un posto di lavoro a questi lavoratori. Ormai stremati e in attesa di una soluzione definitiva. 5 anni, io oggi vengo qua per sentire il dottor Dal Sasso che dice una cosa, l'attività portuale che ne dice un'altra, e santi Dio, io so che sono a casa, questa è l'unica realtà, so che mi è arrivata ieri l'altro la lettera, che il 7 luglio io sono in mobilità. Chiaro che qui non c'è più l'interesse di gestire un'area industriale, c'è il pensiero di gestire un'area di tipo turistico,
se sono queste le idee, ce le dicano molto chiaramente, insomma. Noi abbiamo la necessità di capire cosa si fa, che tipo di lavoro si crea a Porto Marghera. Se questi sono i presupposti, insomma, di far lasciare a casa la gente in mancanza di progettualità, è chiaro che no, questa agonia non può andare avanti, insomma. In queste occasioni noi rivediamo ogni volta sempre la stessa scena, cioè la colpa non è mia ma la colpa è di un altro che la scarica un altro ancora e via dicendo. Il problema di fondo è che stiamo perdendo mesi su mesi, anni su anni nell'assoluta inconcludenza. Ci stiamo rendendo conto che su Marghera non si vuole cambiare, nessuno vuole realmente cambiare nulla su Porto Marghera. Il rischio però potenziale è che il disastro ambientale che è stato fatto in tante occasioni, in tanti anni, lì continui a restare. Intanto l'assessore comunale allo sviluppo economico ha convocato un nuovo incontro del tavolo di lavoro tra 15 giorni. Ritengo, ha detto, che solo il dialogo e la collaborazione tra tutte le parti possano consentire di affrontare con determinazione le questioni che condizionano lo sviluppo del progetto di oleificio Medio Piave e più in generale la riconversione di Porto Marghera. L'ennesima batosta dunque per i lavoratori di Vinyls che però dicono non abbiamo alcuna intenzione di rassegnarci, anzi vogliamo continuare a combattere. Sembra che sino ad ora nessuno si sia mai parlato perché stanno portando qui problemi dal 2011 e ricordo che siamo nel 2014. Quindi adesso staremo a vedere cosa propongono, c'è sempre il solito problema della banchina e altri mille altri problemi. Noi di concreto abbiamo la lettera in tasca di licenziamento a ricorrere dal 7 luglio 2014. Chiediamo chiarezza in questo. Mi sembra che sia uno scaricabarile l'uno con l'altro, perché non è colpa mia, non è colpa sua, non è colpa del sindacato, non è colpa del comune, non è colpa della regione, vuol dire che è colpa mia alla fine, che sono il dipendente della Vinyls. C'è molta delusione perché il progetto dell'edificio credo abbia dei tempi, se anche fossimo ottimisti che si realizzano, credo che oggi siamo forse un passo più indietro rispetto a 3 anni fa, quando l'avevano presentato. Quindi vuol dire che 3 anni sono passati per far passi indietro e non passi avanti. Tutti hanno utilizzato il nome Vinyls per fare i loro affari, fuorché i lavoratori Vinyls. Credevo e credo ancora al progetto dell'oleificio Medio Piave, che, e credo che sia un progetto valido che può portare a una soluzione occupazionale per me e per i miei colleghi. Però sapere che i progetti sono sospesi e fermi da anni, sì, mi ha un po' demoralizzato. Siamo solo noi a pagare, perché sono 5 anni che ci prendono per i fondelli. Non ci danno speranze per il futuro, tanto meno ci danno qualche sicurezza per il presente, cioè non so cosa dobbiamo fare ancora di più di quello che stiamo facendo. Come ci si può rassegnare a un ladrocinio del genere? Non abbiamo fatto nulla di male se non lavorare in tutti questi anni. Ci hanno maltrattati, ci hanno umiliati. Ovvio che non ci rassegneremo perché ci stanno portando via un nostro diritto che è il lavoro, sancito anche dalla nostra Costituzione, ma soprattutto non vogliamo che venga devastato quel territorio dove solo pochi ci guadagnano e molti invece stanno soffrendo. E continuiamo a parlare di lavoro, il Jobs Act dovrebbe ricevere domani l'approvazione definitiva in Senato, ma cambierà davvero il mercato del lavoro? L'abbiamo chiesto alla CGA di Mestre. La ripresa è ancora molto fragile, i segnali sono ancora molto timidi e quindi non riusciamo ad aggredire la disoccupazione che nel frattempo sta aumentando, però rispetto a quanto era stato messo in campo dalla Fornero, che in qualche modo aveva stroncato i contratti a termine, il risultato è che non c'è stata nuova occupazione a tempo indeterminato, cioè non sono aumentati i posti di lavoro fissi e probabilmente invece è aumentata solamente il lavoro nero. Da una situazione di partenza drammatica, la CGA di Mestre intravede uno spiraglio positivo nel nuovo Jobs Act emerso dall'accordo tra governo e nuovo centrodestra. La sostituzione dell'obbligo di assunzione con una pesante sanzione per le imprese che sforano il 20% dei contratti a termine sul totale è un passo nella direzione giusta, sostiene Paolo Zabeo dell'Associazione Artigiana. I furbi saranno comunque puniti e i posti di lavoro non ne risentiranno, perché l'obbligo di assunzione avrebbe probabilmente portato al collasso di molte aziende, non garantendo di fatto l'occupazione. Noi dobbiamo trovare una soluzione che non aumenti la precarietà, ma nemmeno i vincoli e i paletti per le aziende. Credo che questo compromesso che è stato trovato sia
un obiettivo, un risultato importante. Resta il fatto, proseguono dalla CGA, che occorre una riforma più strutturale del mercato del lavoro e soprattutto creare le condizioni per permettere alle aziende di crescere, altrimenti i disoccupati continueranno ad aumentare indipendentemente dalla legislazione in materia. Il decreto sul lavoro Job Act è il primo passo, c'è un disegno di legge invece in discussione in Parlamento che in qualche modo dovrebbe rivedere il quadro normativo complessivo, però anche qui bisogna che ci capiamo, non è che le leggi in qualche modo creano nuova occupazione, per creare nuova occupazione bisogna che le imprese siano messe nella condizione di farlo. Andiamo ora a Venezia, cittadini all'opera di loro spontanea volontà per coprire i muri imbrattati dai Reuters. Li stiamo vedendo in queste immagini, sono gli aderenti al gruppo I Nostri Masegni Puliti e Splendenti che hanno deciso di intervenire in una delle calli in cui qualche giorno fa, ne abbiamo parlato anche nel nostro telegiornale, un residente è stato preso a pugni per aver chiesto ad un gruppetto di ubriachi di non urinare sulla porta di casa sua in calle Degolina, Dorsoduro. E dunque, armati di pennelli, pittura e varie attrezzature, hanno passato la giornata di domenica a ricoprire graffiti e scritte che da tempo campeggiavano sui muri della zona. Al termine dei lavori del passaggio dei Reuters non c'era dunque più alcuna traccia e sarebbero stati in tanti a fermarsi e a ringraziare questi cittadini che si sono rimboccati le maniche. Ed ora un giro tra i comuni della provincia con le brevi notizie dalla Veneziana. Favaro, edifici delle municipalità ancora nel mirino dei ladri. Questa volta la razzia è stata fatta negli uffici di Piazza Pastrello. Ad accorgersi della visita indesiderata, i dipendenti della municipalità stessa che lunedì mattina, una volta entrati per iniziare il proprio turno di lavoro, si sono accorti delle tracce dell'intrusione. A quanto pare i predoni hanno concentrato la propria attenzione sul distributore di bevande, appropriandosi delle monetine. Ingenti i danni alla struttura. Jesolo, notte brava per alcuni ragazzini della Paganese, squadra di calcio giovanile della provincia di Salerno, che hanno devastato uno stabilimento balneare e il villaggio che li ospitava. La squadra è impegnata nella Venice Cup. I vandali sono entrati in azione all'accesso al mare di Via Galilei e lungo la passeggiata dell'Arenile. Rotoli di carta dispiegati, alcune cabine in PVC di ricovero attrezzi distrutte e con gli infissi rotti, contenitori di detergenti sparsi un po' ovunque e un registratore di cassa aperto. Con una bomboletta spray, gli adolescenti si sono divertiti a scrivere sui muri volgarità e frasi oscene. Le hanno scritte però in dialetto napoletano e quindi sono stati subito scoperti. Mirano, mangia la paella e rischia la vita. Assaggia una cozza e piomba nell'incubo del soffocamento. È successo a un 35enne di Noale che aveva scelto di andare a mangiare a Mirano. L'uomo ha rischiato il soffocamento dopo aver mandato giù un pezzo di conchiglia. L'allarme non è scattato immediatamente. L'uomo infatti ha passato tutta la notte con un forte senso di oppressione al petto. Accompagnato dalla sua fidanzata, il giorno dopo si è recato al pronto soccorso. I medici hanno capito subito la gravità della situazione e lo hanno operato d'urgenza, salvandogli di fatto la vita. Il Teatro Stabile del Veneto ha un nuovo direttore, si tratta di Massimo Ungaro, che va dunque a sostituire Alessandro Gassman. Il Consiglio, ha affermato il presidente del teatro, ha preso visione dei curricula che sono pervenuti e dopo un'ampia discussione ha deciso di avvalersi della collaborazione di Ungaro, che per le esperienze e per profilo di relazioni internazionali ci ha convinto e al quale il Consiglio assicura l'unanimità ogni collaborazione in vista di un compito certamente arduo al quale viene chiamato per ridare entusiasmo al movimento teatrale di tutta la regione e in particolare delle città di Padova e Venezia. Siamo allo sport, parliamo di basket, amarezza e delusione in casa Oro Granata, infatti la Reier è stata battuta al Taliercio da Roma. Ancora una volta una partita guidata per gran parte dall'Umana Reier e strappata via dall'avversario alla fine. Si è conclusa così la stagione per gli Oro Granata che hanno giocato in casa contro Roma. Abbiamo concesso a Roma 16 attacchi in più di noi, cosa per le nostre palle perse, cosa per loro rimbalzo in attacco, per la nostra poca reattività, completamente fisicamente svuotati, magari da una partita e mezzo in 4 giorni, ma quando sei così vicino alla vittoria non ci sono le scusanti. Veramente nel modo peggiore abbiamo salutato un pubblico che a dir poco è buono, positivo, sempre a sostegno della squadra. Amarezza, soprattutto per una partita che poteva essere vinta, ma forse come si lascia sfuggire l'ultimo acquisto, la squadra non è abbastanza unita. Una partita che
tranquillamente potevamo vincere di 25, anche 30, ma quando la squadra non gioca di squadra è difficile. Io non sono qua per fare le polemiche, a me mi dispiace da morire, ultima partita a casa. Si poteva vincere contro una squadra che gioca i playoff, noi siamo fuori, lo sappiamo, però si gioca per l'orgoglio. E non va certo meglio all'Unione Venezia, che è ufficialmente fuori dai playoff. Ci dispiace essere arrivati all'ultima giornata dopo essere stati dentro sempre e abbandonare per la classifica avulsa la possibilità di giocarci il playoff. Domenica amarissima per l'Unione Venezia. All'ultima giornata sfuma il sogno playoff. A Bergamo contro l'Albino Leffe finisce 2-1 con il Venezia che gioca in 10 più di metà match. Sapevamo che giocare lo scontro diretto dentro noi e dentro loro all'ultima giornata era pericoloso. Penso che il rammarico più grosso di oggi sia non averla finita in parità numerica, perché avevamo la possibilità di portare a casa anche un risultato di parità. Ecco. L'espulsione al 29esimo di Sosa, che provoca il calcio di rigore, cambia tutto nonostante la gran parata di Fortunato. Da quel momento l'Albino Leffe prende in mano le redini del match e passa in vantaggio al 40esimo con Allevi. L'Unione all'inizio del secondo tempo attacca, ma al 27esimo Beduschi raddoppia il vantaggio. Gli arancio-nero-verdi accorciano le distanze solo al 93esimo con il gol di Maracchi di testa su angolo di Dibari. Rete inutile, la stagione finisce qui. Un anno deludente dunque per lo sport veneziano. Si tratta di un'annata sfortunata o la colpa è di chi ha preso determinate decisioni? Questo è il quesito di TG Linea Aperta che abbiamo pensato di proporvi. Che cosa ne pensate? Potete dircelo attraverso un sms, un'email, un fax, i numeri e gli indirizzi che vedete scritti in sovrimpressione e i vostri messaggi li leggerete al termine dei nostri telegiornali serali. Ed è stato invece un grandissimo successo la Running Day che si è svolta ieri a Mestre per professionisti della corsa, sì, ma anche tantissime famiglie. Vediamo. Grande successo di pubblico e di partecipanti per la seconda edizione del Venice Running Day a Parco San Giuliano. Ruggero Pertile e Giovanna Pizzato sono i vincitori della sesta Corrimestre, la 10 km valida anche come seconda prova del Grand Prix Strade d'Italia. È una cosa che ci tenevo molto, ho vinto 2 anni fa la Moonlight e era una delle gare che volevo vincere nella mia carriera. Non potevo mancare qui e ripartire da dove non avevo corso 6 mesi fa e quindi un punto di partenza per fare dei nuovi allenamenti in vista dei campionati europei di Zurigo. Ma non solo, quella Mestrina è stata una grande festa dello sport con le gare non competitive da 5, 11 e 18 chilometri che hanno visto la partecipazione di circa 2000 persone, tante le famiglie. E vi ricordo da questa sera, a partire dalle 20:20 circa, per tutte le sere di questa settimana andrà in onda uno speciale preparativo in vista dell'adunata nazionale degli alpini che domenica si svolgerà a Pordenone e che la nostra emittente Rete Veneta seguirà in diretta tutta la giornata. Dunque non perdete questo appuntamento ogni sera alle 20:20 circa. Alle 21:05 invece ci sarà lo speciale incontri con Paolo Zabeo della CGA di Mestre. TG Venezia Mestre termina qui, io vi ringrazio per essere stati insieme a noi e vi auguro una buona serata, arrivederci.